L'Accademia di Belle Arti di Firenze apre alla 236esima edizione della sua antica istituzione e del suo famoso quadrilatero delle arti, allietata con le musiche degli allievi del Conservatorio Cherubini nel Salone del Cenacolo, dove il presidente dell'Accademia e il suo direttore, alla presenza dell'autorità cittadina, hanno espresso il consueto saluto istituzionale per l'inaugurazione dell'anno accademico. Sono moltissimi progetti che condividiamo, non ultimo quello che annuncerò oggi della destinazione della Fondazione Carnielo all'Accademia di Belle Arti, che la farà rivivere, si occuperà del lascito, ma anche potrà collocare lì una parte dei propri spazi didattici. Sì, l'idea è stata quella di consegnare una medaglia che avesse un ricordo fondamentale della storia dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, e l'abbiamo individuata nella medaglia che la regina d'Etruria, che è la sovrana che ha governato al tempo di Napoleone, consegnava ai giovani allievi. I membri del Consiglio hanno insignito con il titolo di accademico d'onore 6 personalità che si sono distinte nel mondo dell'arte, tra questi il fotografo cinese Zheng Yi, primo artista del paese asiatico a ricevere questa onorificenza. Nominato accademico d'onore Monsignor Timothy Verdon per il suo impegno nel campo artistico religioso. Io spero che io personalmente, ma anche il Museo dell'Opera del Duomo, potremo in futuro collaborare con l'Accademia di Belle Arti in qualche progetto. Mi sembra che per i giovani può essere estremamente interessante conoscere meglio l'opera del Duomo. Per noi è una botta di vita ritrovare questo rapporto diretto con gli artisti che creano il futuro. Riconoscimento a Federico Tiezzi e Sandro Lombardi per l'apporto all'arte drammatica. Sono 2 le donne selezionate, tra cui l'artista Lucia Marcucci, rappresentata da suo figlio per il ritiro del premio come principale esponente della poesia visiva in Italia, e la direttrice del Frankfurter Kunstverein, Franziska Nori, curatrice di mostre di artisti contemporanei. Le 2 nomine di professore emerito sono andate all'artista Adriano Bimbi e allo storico dell'arte Marco Cianchi. Molte le novità legate all'Ateneo, come la sede distaccata all'interno della manifattura Tabacchi. In previsione appunto di un acquisto che farà l'Accademia delle Belle Arti, stiamo studiando le forme più opportune, di uno spazio dove avrà una consistenza di circa 3.500 metri quadri. Inoltre progetti legati al Museo del Novecento, la Galleria dell'Accademia, le Gallerie degli Uffizi, le murate con l'Art District, per un anno intenso di attività artistiche.